Alleluia, gloria al nome di Gesù. Siamo qui nel centro di Prato, in Toscana. Come si chiama questa piazza? Piazza del Comune. Piazza del Comune, amen. E con l'aiuto del Signore, con la sua forza, vogliamo diffondere ancora il messaggio della vita eterna, il messaggio della salvezza e del glorioso nome di Gesù Cristo. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Vogliamo ancora diffondere la parola del Signore qui? Amen, sta registrando. Gloria a Dio. Vedi un po' più qua, sta. No, no, ma... Meglio mettere alle spalle con questo. Signore, non verifica cari. Signore, non verifica. Meglio mettere alle spalle. È ancora una grande gioia essere qui per condividere la parola del Signore. Quanto bisogno che l'umanità ha della parola del Signore. Perché Gesù disse: non di pane soltanto vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. Noi non possiamo vivere di solo pane, che vuol dire di cose terrene. Non possiamo vivere solo con le cose materiali. Noi non possiamo vivere solo con le cose di qua giù. Con le cose terrene, cari, abbiamo bisogno della luce della parola di Dio. Abbiamo bisogno della luce del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo disse: io sono la luce. Io sono la luce. Chi mi segue non sarà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Chi lo segue trova la luce. State seguendo il Signore, cari? Caro che ascolti, stai seguendo la via del Signore, la via di Gesù Cristo, la via della verità? Stai seguendo la via della salvezza o sei ancora una pecora smarrita? Sei ancora una pecora perduta? Se stai vivendo lontano dal Signore Gesù, ti vogliamo dire: sei una pecora smarrita. Sei lontano dalla luce. Sei perduto. Il Signore Dio, Dio dice nella sua parola: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il popolo si perde perché non conosce la verità di Dio. Basta guardarci intorno nelle vie di questo mondo, nella società, quante persone sono smarrite. La condizione di questa società è una condizione critica. La società sta camminando verso la distruzione perché gli uomini hanno perso la fede. Gli uomini hanno perso il timore di Dio. Cari, è scritto nel Salmo 14. Vogliamo leggere insieme la parola di Dio? Che gioia, che privilegio che ci dà il Signore ancora oggi, che possiamo meditare la sua parola, possiamo leggere la sua parola. La parola del Signore ci dà la vita. Cari di Prato, la parola del Signore è la luce, la parola del Signore è la verità. Noi abbiamo bisogno, il nostro cuore, la nostra anima ha bisogno di conoscere la verità. Noi abbiamo...
abbiamo bisogno di conoscere la verità del Signore, delle sacre scritture. Per questo che il Signore nostro Dio vuole che diffondiamo in ogni luogo la sua parola. Alleluia! Evangelisti, siamo evangelici. La parola del Signore, la parola di Gesù Cristo ci libera dal buio. Lui ce l'ha promesso, caro che ascolti. Il Signore ce l'ha promesso. Ricorda. Che Lui toglierà il cuore di pietra e ci darà un cuore di carne, un cuore nuovo, un cuore puro. Perché il cuore dell'uomo è malato, il cuore degli uomini è un cuore corrotto, il cuore di quelli che non credono in Dio è un cuore di pietra, è un cuore duro, è un cuore che vive nelle tenebre. Caro, non avere un cuore di pietra oggi, non avere un cuore duro, non vivere lontano dalla luce del Signore. Credete nel Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica verità. Lui ce lo ha promesso, cari. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Nel Salmo 14 è scritto qualcosa di molto importante. Alleluia, nel Salmo 14 è scritto, ascoltate cari, lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Gli stolti, gli uomini stolti pensano che Dio non c'è. Gli uomini stolti sono quelli che non possiedono la conoscenza. Gli uomini stolti non hanno l'intelligenza, gli uomini stolti pensano che Dio non c'è, ma loro hanno perso la fede, hanno perso l'intelligenza, sono nel buio. E vi voglio dire, cari di Prato, cari di Passaggio, la maggior parte dell'umanità è stolta. È un invito rivolto anche a voi, queste. Sta vivendo nella ribellione. È un invito per tutti, perché il Signore vuole che ogni essere umano sia salvato e vita eterna. Alla morte, dice la Bibbia. E specialmente a voi il giovani, salario del peccato, che siete esposti alla tentazione, molte tentazioni. La fine del peccato, il Signore vi chiede di credere, cari, di avere fede. Il peccato porta all'inferno. E sapete qual è il peccato? È non credere in Dio. Avete qualche Bibbia? Il peccato è non credere in Dio, non seguire la sua parola. Questo è il peccato. Il libro di storia. Da quel peccato viene tutto il male. Non è paragonabile. Il male, l'odio, la menzogna, il vizio, la vita eterna, la ribellione, le guerre. Ecco perché il mondo è un mondo scombussolato, è un mondo disorientato, è un mondo perduto, è un mondo in cammino verso la distruzione, perché gli gloria a Gesù hanno perso la fede, gloria al non Cristo, rispettano più la parola di Dio, alleluia, vivono seguendo i loro desideri malvagi. Signore libere, lo ha detto Gesù Cristo nella sua parola, cari, che il cuore dell'uomo è pieno di cattivi desideri, menzogna, adulterio, invidie. Da dove vengono le guerre? Dalla cattiveria del cuore dell'uomo, dal cuore che vive nel peccato. Quando un cuore è lontano da Dio, è posseduto dal male. Ma questo pomeriggio ti vogliamo dire, apri il cuore a Gesù. Alleluia! Apri il cuore alla parola di Gesù. Apri il cuore al Vangelo, credi nel Vangelo, ascolta con umiltà, perché Dio fa grazia agli umili. Abbi fede nel Cristo, alleluia, abbi fede nel Nazareno, abbi fede nel Figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra per liberarci dal peccato.
liberarci da quella misera condizione chiamata peccato, chiamata ribellione, incredulità. Gesù Cristo, la parola fatta carne, il verbo fatta carne. Vedete, cari, Gesù Cristo è il verbo che si è fatto carne, è venuto come uomo a salvare gli uomini, alleluia. E lui è venuto ed è morto sulla croce per te e per me. Gesù Cristo è morto sulla croce per noi. Poiché Dio, ascolta, ha tanto amato il mondo che ha dato, Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figlio affinché chiunque crede in lui, chiunque crede, come dice qui, abbi fede, crede in lui, non si perda, ma abbia la vita eterna. Chiunque crede in lui, in Gesù, non si perderà, ma ha la vita eterna. Creda, Gesù è Dio. No. Che è venuto come uomo, sì, Gesù è la manifestazione visibile di Dio. Gesù è sempre stato uno con il Padre, no? Sì, sì. Il Padre e il Figlio sono uno solo. Ma no, Gesù è il verbo di Dio eterno. Amen. Cari, credete nel Signore Gesù. Non rimanete nel buio. Abbiamo letto nel Salmo 14 che lo stolto dice nel suo cuore che Dio non c'è. Gli stolti pensano che Dio non c'è. Gli uomini ribelli pensano che Dio non c'è. Gli uomini peccatori, le donne peccatrici, ribelli, pensano che Dio non c'è. Ma oggi siamo qui per dirti: Dio c'è. Amen. Alleluia. Dio è grande. Dio è la luce. Dio è la salvezza. Amen. Gesù Cristo è la verità. Amen. Alleluia. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Alleluia. Gesù Cristo è l'unico Salvatore che è morto per noi su quella croce. Lui che era l'unico giusto, santo e innocente, puro, è morto per i nostri peccati. Lui ha preso su di sé i tuoi peccati, i miei peccati. Lui si è caricato delle nostre iniquità. L'agnello di Dio, alleluia Signore, che toglie il peccato dal mondo. Gesù Cristo è colui che è venuto a togliere i nostri peccati, a cancellare i nostri peccati, e lui ha dato, ascolta, il suo sangue sulla croce del Calvario. Lui ha dato il suo sangue, uomo, donna. Non essere indifferente. Lui ha dato il suo sangue per purificarci. Nel Salmo 14, al verso 2, dice ancora: il Signore guarda dal cielo. Dio, l'Eterno, guarda dal cielo sui figli degli uomini, per vedere se vi sia qualcuno che abbia intendimento, che cerchi Dio. Il Signore ci guarda dal cielo. Amen. E lui guarda sugli uomini per vedere se c'è qualcuno che ha l'intelligenza per cercarlo. Cari, vi vogliamo dire ancora per finire: la vera intelligenza è cercare Dio. Amen. Cercare la sua conoscenza, la sua parola, la sua verità. Gloria al Signore. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Cercate il Signore mentre c'è ancora tempo. Credete nel Signore Gesù, cari. Rifugiatevi in Lui. Alleluia. Abbiate fede, come dice qui. Abbiate fede nel Signore Gesù Cristo. Egli è la luce, la salvezza
è la verità. Gesù Cristo è stato mandato da Dio per salvarci dai nostri peccati. Ravvedetevi dai vostri peccati, pentitevi di ogni peccato, abbandonate la via larga e aggrappatevi al Signore Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Aggrappatevi Signore, al Signore alleluia. Gesù Cristo. Ed è che perché sei. Lui è la vita, non è una religione, ed non è una statuetta, non è un crocifisso da portare al collo. Gesù è il re della vita. Amen. Alleluia. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Amen. Chi non ha il figlio non ha la vita. Per questo cerca il Signore e troverai la vita eterna. Dio vi benedica, vi illumini con la sua parola e la sua verità. Amen. Nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. 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 Amen.